Siamo con Padurrariu, migliore in campo di questo primo quarto di finale, e adesso viene anche, diciamo così, giustiziato dal proprio compagno di squadra, Padurrariu. Allora, tu hai aperto la partita con un gran bel gol e chiusa con un altro splendido gol, insomma, contentissimi. Sì, sì, tutti contenti, abbiamo fatto una grande partita, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo vinto alla fine, una grande partita. Ci avete sempre creduto, eravate sotto 3-2. Dall'inizio abbiamo creduto e ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo vinto. Volete vincere il torneo? Speriamo. Ci mettiamo tutta. Siamo con il portiere Vita di Parrucchieri Renato, migliore in campo di questo secondo quarto di finale, perso purtroppo i calci di rigore contro la Top Dancing, un'amarezza incredibile, anche perché praticamente eravate a un rigore della vittoria e poi invece è stata colpita quella sanguinosa traversa. In questi momenti ci sono anche poche parole per qualsiasi cosa uno dice, no, è una banalità. Purtroppo questo è il calcio, è il bello e il brutto del calcio, la lotteria dei rigori. È questa, peccato che eravamo arrivati ad un passo dalla semifinale, mancavano 5 metri e abbiamo preso la traversa. Anche perché l'avevate ripresa questa partita, una partita che ormai sembrava segnata, eravate sotto 3-1, poi tu grandi interventi, i tuoi compagni di squadra saranno riusciti a pareggiare direi quasi miracolosamente e poi veramente alla fine è stato un episodio che l'ha decisa. Sì, è un peccato perché abbiamo messo il 110%, i miei compagni sono stati strepitosi, non credo quante altre squadre sarebbero riuscite a recuperare un 3-1. Purtroppo è andata così, i nostri sforzi sono stati vanificati e non so che dire, sono troppo deluso. Siamo con Roberto Meneghello, migliore in campo di questo quarto di finale, giocatore di il SAP Kipsai, una partita che sicuramente nasconde comunque una certa sofferenza, soprattutto quando eravate 2-1, avete sofferto il giusto e poi comunque avete dilagato, anche grazie a te. È stata una partita molto sofferente perché è stata una partita da subito equilibrata, infatti inizialmente Ci siamo un attimino studiati ed eravamo molto quadrati tutte e due le squadre e facciamo fatica a trovare gli spazi, poi siamo stati bravi a sfruttare quei piccoli spazi che ci hanno dato e da lì poi siamo riusciti a tenere bene il campo, dopodiché abbiamo sempre sfruttato al meglio le occasioni create, insomma. Diciamo dopo il vantaggio del 2-0 c'è stato il gol del 2-1, soprattutto 10 minuti e un quarto d'ora di... Sì, siamo disuniti, ecco, abbiamo perso un po' di meccanismo, ecco, un po' di equilibrio, poi alla fine però siamo stati bravi a recuperare insomma quello che avevamo perso, quindi ci siamo un attimo ricompattati ed ecco qui che poi alla fine siamo arrivati a questo risultato. Siamo con Quirino Marconi, migliore in campo di quest'ultimo quarto di finale, Quirino Marconi che gioca nella squadra di Villa Meravigliosa, ma meraviglioso è stato il tuo gol. Bella azione, bel lancio, per fortuna io l'ho presa bene e è andata a finire dentro. Poi i tuoi compagni ti hanno dato una mano, soprattutto nel secondo tempo, nella gestione sapiente del risultato. Avete rischiato pochissimo, soprattutto nel finale diciamo che siete stati molto intelligenti a coprirvi molto bene. Eravamo contati, senza panchina, senza niente, ci siamo chiusi, ci è andata bene, va bene sì. Tu nonostante insomma avessi nelle gambe già un'altra partita hai comunque lasciato il segno, insomma meglio di così non poteva andare questa serata. Sto a pezzi, non ce la faccio più. A questo punto puntate a vincere questo torneo. Ci proviamo, ma qua è difficilissimo.